La giornata di oggi è dedicata ad esplorare chi c'è dentro. È molto importante nella mia esperienza sul percorso essere onesti sul punto in cui ci troviamo. Quindi, la prima domanda che vi chiedo di porvi in modo molto semplice e diretto è: se ci sono ancora dubbi su chi siete, perché quello è il nostro punto di partenza. Quando intendo il chi siamo, intendo un'esperienza di autentico risveglio. E già qui potrebbe essere un po' complesso per ciascuno comprendere cosa intendo per un'esperienza di autentico risveglio. Per me un'esperienza di autentico risveglio può essere anche solo quello che viene definito un glimpse. Quindi come una fiammata, uno squarcio. E poi magari si ritorna in uno spazio di identificazione, però quel glimpse, quello squarcio, è stato un punto di non ritorno dal punto di vista della nostra realizzazione di chi siamo. E tendenzialmente lo sappiamo perché abbiamo avuto un'esperienza diretta di ciò che assolutamente non siamo. La nostra forma, il nostro nome, la nostra storia, la nostra identità di forma. E abbiamo con grande chiarezza visto che esiste un'identità essenziale, che possiamo definire in infiniti modi: consapevolezza, coscienza, spirito. Qui poi iniziano un po' i problemi, infatti sarà una delle domande a cui risponderò a breve, tra la differenza anima, spirito, coscienza, perché cambiano molto le definizioni da tradizione iniziatica all'altra. Però di base quello che noi realizziamo senza più alcun dubbio è che dentro non c'è nessuno. O meglio, c'è tutto. O meglio, c'è un vuoto pieno. O meglio, ci siamo o non ci siamo. E potrei andare avanti per ore perché è un concreto paradosso. Per questo lo si può solo indicare, ci si può solo parlare per metafore, ma ogni tipo di descrizione non può afferrare quello che veramente è un'esperienza diretta e che va in qualche modo rivissuta, viva, fresca in ogni istante. Non possiamo andare a riferirci ad un ricordo, però se c'è stata quell'esperienza, se c'è stato quel glimpse, qualcosa a livello interno si è trasformato in qualche modo per sempre, tendenzialmente. Quindi questo è il primo punto su cui è importante andarci un attimo a confrontare. Non è una gara, perché alla fine siamo noi a guardarci con noi stessi allo specchio, quindi non siamo qui per raccontarci qualcosa perché mostriamo un certo tipo di prestazione o abbiamo un certo tipo di punti al supermercato, no, non cambia. Cambia come noi ci sentiamo con noi stessi. Più riusciamo ad essere autentici con la vita, più riusciamo a chiedere ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi più sentiamo che qualcosa ci manca e più con onestà possiamo continuare a chiedere, a fare domande, a trovare aiuti, a trovare specchi, a trovare il pastore in mezzo al bosco. Infinite possibilità per entrare più in profondità o più in contatto con questo. Tendenzialmente, quando accade questo tipo di risveglio, un certo tipo di domande cessano totalmente. Quindi, una volta è stato molto interessante, una studentessa aveva visto che nella mia biografia aveva ancora lasciato ricercatrice spirituale. E un giorno mi chiese: ma perché hai scritto ricercatrice quando è evidente che una parte della tua ricerca è terminata? E io ti ho detto: hai ragione. E infatti sono andata a cambiarla in qualche modo perché per me rimane aperta una passione per ciò che è la ricerca e quindi è una continua esplorazione, un continuo approfondimento, è un continuo nutrirmi, sono estremamente eclettica, quindi continuo ad attingere a tradizioni molto diverse tra loro. Mi piace sperimentare pratiche molto diverse, quindi in questo senso ricercatrice, ma non spirituale, o meglio, sempre delle vie dello spirito. Ma il ricercatore a un certo punto muore come ricercatore di chi è.
non termina nella mia esperienza l'ampliarsi e la profondità di questa ricerca, ma l'ansia di cercare chi è termina. O almeno si ha una chiarissima percezione di risposta inequivocabile. Allora, un'altra metafora che può aiutarci è quella alchemica, per questo la scuola si chiama Alchimia della Gioia, proprio perché il processo alchemico in tradizioni diverse viene tradotto con nomi diversi, ma il principio è sempre lo stesso. E a me è stato in qualche modo trasmesso inizialmente con la metafora del cielo e delle nuvole. A livello dell'alchimia si parla di nigredo, albedo e rubedo. In altri casi si parla di inferno, purgatorio, paradiso, quindi possiamo avere tante metafore diverse. Il concetto è che in una prima fase della nostra ricerca noi tendenzialmente siamo completamente identificati o con la storia, o con il corpo di dolore, o con un nome, o con le ferite, con le fantomatiche nuvole che attraversano il cielo. Quindi noi non siamo identificati con il cielo, ma con le nuvole. E questa è la prima fase della nostra ricerca, siamo costantemente lì. Poi inizia una seconda fase, l'albedo, in cui iniziamo a vedere un po' di luce tra le nuvole, per cui iniziamo sempre di più a percepire che c'è un cielo, che c'è un'essenza, che c'è uno spazio sempre accessibile. E ci sono ancora le nuvole che lo attraversano e quindi ci perdiamo ogni tanto identificandoci nelle nuvole, identificandoci nella storia, ma iniziamo ad avere una nostra piena chiarezza di avere qui un potere, cioè di avere una parte in carico, di avere una possibilità di responsabilità, di abilità di rispondere, che quando arriva una nuvola non mi perdo totalmente nella nuvola, ma ritorno a contatto con il cielo. Iniziano a diminuire i sensi di colpa, iniziano a diminuire un certo tipo di identificazioni nei vari ruoli e si gioca un po' in questo. Quello che cambia nel tempo è la durata dentro il quale io mi perdo nella nuvola o ritorno allo spazio del cielo o dal cielo osservo la nuvola. Per poi arrivare sempre di più ad uno spazio in cui questo passaggio è quasi immediato. Non mi centro proprio nella nuvola. Vivo pienamente la mia esperienza umana, mi godo tutte le nuvole, mi godo tutto ciò che questa vita mi ha dato, incluse le sfide, ma da uno spazio totalmente non identificato. E questo naturalmente viene sfidato, è un processo, ogni volta qualcosa torna a testarci, a verificare se effettivamente questo è o meno il punto e quanto più possiamo andare in profondità, sia nell'esperienza umana, quindi tanto in basso che tanto in alto. Il risveglio è proprio una parola molto semplice, vuol dire svegliarsi da uno stato di sonno, da uno stato di perdita dentro la nuvola. Ogni volta in cui si intende uno stato di addormentamento è anche uno stato di totale meccanicità. Stimolo-reazione, stimolo-reazione, stimolo-reazione. Non si è ancora coltivato quel tipo di spazio, quel tipo di campo energetico che ci permette di non cadere immediatamente in questo. Quindi siamo totalmente addormentati all'interno degli automatismi e questi si possono creare in tantissimi ambiti diversi, ma sempre automatismi sono e sempre impulso-risposta immediata è. Una delle frasi che mi disse una delle mie prime guide che mi rimase sempre impressa è: se non reagisco e non subisco, cosa c'è? Quello per me è lo spazio che mi interessa ricontattare, indagare, investigare, praticare. In generale, sia che sia un glimpse o no, che sia un'esperienza di risveglio o no, non ci interessa perché vale sia per l'un caso che per l'altro. Quanto noi ricadiamo in degli spazi identificativi, quanto certe esperienze, certe ferite ci riagganciano, dipende molto da quello che è il nostro carico karmico. E non è buono o cattivo, ognuno ha un certo tipo di sua storia. Il punto è con quanta onestà e determinazione, noi continuiamo ad indagare,
attraverso quella che viene chiamata inquiry, che è l'autoindagine, ogni volta in cui riemergono quelle credenze, quelle forme pensiero, quelle ferite, quelle emozioni, e non le bypassiamo. Il pericolo più grande che io continuo a riscontrare è il bypass spirituale, e cioè, soprattutto nei tanti anni in cui ho frequentato più contesti proprio di non Advaita puro, il fatto che dici, ok, c'è una corda che mi aggancia, ma non esiste quella corda, non esisto io, non esiste niente, e quindi non ci entri in quella roba lì. Ecco, per me quello è un bypass. Perché comunque, se ti sta facendo visita, ha ancora qualcosa da indagare. Se poi sei arrivato ad uno stato in cui il tuo fuoco coscienziale è così forte, per cui il cielo o lo spazio di non identificazione immediatamente come un laser distrugge, diciamo così metaforicamente, quel tipo di corda, quel tipo di attaccamento, lo sai, ma altrimenti lo stai solo, dal mio punto di vista, mettendo sotto al cuscino, mettendo sotto al letto, e qui ci vuole tanta vigilanza, soprattutto, lasciamo stare. Quindi non ci interessa in questo momento osservare se e quanto ti perdi di nuovo. Quello è proprio il classico copione. Ce l'ho, l'ho perso. Ce l'ho, ma c'è questo problema. Ce l'ho, ma. E questo può essere più o meno intenso, può durare un anno o tutta la vita, a seconda di quello che è il tuo progetto animico, il tuo peso, il tuo carico karmico, lo possiamo definire in tanti modi, ma non interessa. C'è, basta. Okay. Noi ci interessa in questo momento andare a essere in qualche modo focalizzati se o meno ci sono ancora dubbi su chi sei. Perché il punto è, se in questo momento io ti chiedo chi sei, se dentro di te c'è un punto fermo o no. Questa è una modalità in cui puoi in qualche modo avere una prospettiva su questo. Perfetto, rimani lì. È importante questo, perché vuol dire che una parte di te ha bisogno ancora di andare a squarciare quel velo senza nessun dubbio. E non c'è nessun problema. È proprio solo importante sapere in che punto ti trovi. E non avere nessun tipo di aspettativa. Uno dei problemi dei ricercatori è che hanno un'idea di quello che è risveglio. Ed è una cosa catastrofica. Innanzitutto perché poi si accumulano tutta una serie di idee spirituali. Ma poi perché è qualcosa che molti pensano abbia a che vedere con dei fuochi d'artificio, con delle esperienze di picco. È qualcosa di assolutamente banale. Infatti, per questo ci sono tutta una serie di metafore, di storie che parlano del diamante nascosto nella tasca. Perché è lo tuo stato naturale. E quando in qualche modo hai questo tipo di realizzazione, la prima cosa che fai è tipo darti una botta in testa, tipo l'emoticon, che a me piace molto usare, no? Quello con la mano in testa. Com'è possibile che è così semplice, così banale? E ci ho investito vite e vita, non so cosa, in questa vita anni e anni. Perché è essenziale. È la cosa più semplice, più naturale. È ciò che già sei. Poi può accadere anche nel tempo di avere delle esperienze di picco, delle esperienze di grande espansione, delle esperienze di bla 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 bla. Ma sono esperienze, come le esperienze di sofferenza. Non è quello che ci cambia poi nella nostra, nel tornare a casa. È un tornare a casa. Non avere più dubbi di dove è casa. E quella casa è con te ovunque, tipo la tartaruga. A prescindere che ci piova, che ci sia il sole, a prescindere che sei stanco, che sei agitato, che sei reattivo, sai che quella casa è con te ovunque. E sai che lì c'è uno spazio di pace, di quiete, di gioia, di totale, non devi raggiungere nulla, di perfezione, anche se tutto apparentemente fuori è l'opposto di questo. Quindi non va assolutamente in contrasto con questo. Punto di nuovo, se io ti chiedo, sai chi sei, hai realizzato chi sei, senti dentro di te la risposta, quello che ci interessa, se sì o no. Provate a sentire, perché è una cosa molto interessante, una delle domande più belle secondo me da fare. Molte persone quando pensano di aver raggiunto un risveglio poi chiedono, ma come faccio a restare in quello spazio? La domanda più interessante è un'altra: che cosa ti porta via da quello spazio? Quindi andare a vedere bene sempre di più che cosa ci porta via da lì, in che cosa ci siamo identificati, quali sono quelle situazioni che ci portano a quel tipo di sofferenza o quel tipo di situazioni. Ricordati sempre che diabolico è
portare separazione. Quindi la mente semplicemente porta separazione, ma la porta da uno spazio in cui lei ha fatto o sta facendo il suo dovere. Quindi sei tu che in qualche modo hai bisogno di rimettere al suo posto la mente. Perché se la mente viene, è perché in qualche modo ha avuto una sua funzione nell'assicurarti qualcosa, nel proteggerti in qualche modo, nel darti un certo tipo di via di fuga quando ne avevi bisogno. Quindi in qualche modo è a te riconvertirla, riparlarci, ricondizionarla, riprogrammarla, nell'usarla quando ti serve, per il resto, no, guarda che adesso non mi serve più. Non ho più bisogno di te per non soffrire, non ho più bisogno di te per non stare da sola, non ho bisogno più di te per andare da mamma e papà, non ho più bisogno di te. Questa cosa la posso vivere, posso esserci, attraversarlo senza identificarmi. Non mi servi come quel tipo di protezione, quel tipo di mezzo è terminato. Mi serve infinitamente per guidare la macchina, per accendere un computer, per mandare un messaggio, ma non mi servi per quest'altro. Però osservi ogni volta in cui la mente fa un lavoro che non le è stato richiesto, però devi semplicemente andare di nuovo a dialogarci. Il tuo servizio non è contro di te, perché è grazie alla mente che in questo momento tu puoi entrare in tutta una serie di comprensioni, in tutta una serie di percezioni. Quindi è molto importante non farsela amica, osservare quando ci sta apparentemente mentendo, quindi portare in un altro spazio, ma anche farsela amica. Questo è importante. Diciamo, l'esperienza di risveglio è qualcosa che si realizza. Se noi iniziamo a usare la parola ho sentito o ho capito, probabilmente non è ancora quel tipo di esperienza, perché vuol dire che è stata filtrata da qualcosa. Ciò che ci fa percepire quel tipo di differenza è proprio perché la mente lì non può entrare. Siamo tutti bravi ad essere illuminati dentro la caverna da sola, da soli, siamo tutti bravi ad essere illuminati dentro alla nostra casa o quando tutto va bene. È una frase che io dico sempre, la ripeterò all'infinito, come dicono tanti maestri. Quando pensi di, appunto, giocando sul tema dell'illuminazione, quando pensi di essere illuminato, vai a vivere una settimana con i tuoi genitori o rimettiti in gioco con una relazione, e allora lì vediamo che cosa, dov'è veramente il punto, no? Quindi è molto naturale quello che tu stai descrivendo. Sicuramente, e non è un caso che da sempre si creano delle situazioni in cui il vero ricercatore può entrare di più a contatto con se stesso. Oggi è un mini, 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 mini esempio di chi è qui e ha scelto di prendersi una domenica per andare dentro piuttosto che andare a fare altro. Quindi chiaramente si crea un campo che facilita quell'esplorazione. Ma il terreno, come dire, il vero terreno di prova è nel mondo, nella vita. Allora lì veramente possiamo testare che quell'esperienza non cambia, ma allo stesso tempo ci sono tutta una serie di ancora difficoltà o situazioni che vediamo che ci spostano e nel tempo vediamo quanto o meno ci spostano. E nella mia esperienza molto semplice, l'attaccamento è qualcosa di totalmente naturale, anche quando c'è un pieno risveglio, perché siamo esseri umani e una parte dell'essere umano, per entrare in relazione, fin da quando è bambino, si attacca. Si deve attaccare alla tetta della mamma per vivere. È naturale. Il punto è quanto e come riesci poi a vivere questo attaccamento quando una situazione di qualsiasi tipo termina, e quanto riesce comunque a giocare tra la nuvola dell'attaccamento e lo spazio dell'essere, e quanto comunque ha una sua vita piena, totale, fiorita. Queste due cose possono accadere in parallelo. Questa parte totalmente umana e la parte che totalmente percepisce altro, che continua ad essere attiva nei propri talenti, nel proprio servizio, anzi, prende da questo un certo tipo di radicamento, un certo tipo di nutrimento energetico, quindi non è totalmente persa in qualcos'altro. Che quando noi abbiamo comunque un certo tipo di anelito nella ricerca, quell'anelito continuerà a torturarci finché non andremo fino in fondo. Però la bellezza è che, dicevo, ho iniziato a arrendermi perché lo usavano gli altri, quindi ho detto ok, se mi definiscono così, visto che il segno dei pesci non riesce a definirsi, è fantastico per non avere definizione, però qualcosa da qualche parte devo scrivere. E
E quindi c'è chi mi definisce guida, chi mi definisce insegnante, e ho iniziato ad accogliere questi termini e ve li rimando perché possiate sentirli su di voi, quando ho associato la guida, come chi di voi sa, alla guida dei sentieri escursionistica, per cui vi porta a fare quel pezzetto di strada, come ieri vi ho portato al fiume, conoscevo il sentiero, vi ho detto attenti qui, portate quelle scarpe, fate così perché semplicemente è qualcosa che ho attraversato. Ma ci sono delle poste dove io non sono andata e magari vi guida meglio Massimo perché ci è andato meglio lui, ok? Come ci sono tanti altri maestri che io reputo assolutamente più avanti di me in certe cose sul percorso e mi piace sottolineare in certe cose perché è molto importante vedere che, come abbiamo detto ieri, ogni guida è un essere umano, quindi magari ha sciolto delle cose, ma su altre è molto, tra virgolette, indietro. Questa è la mia umile esperienza, essendo stata in contatto in presenza con maestri di un certo tipo. Quindi ciascuno di noi può essere una guida escursionistica, anche chi ha avuto semplicemente questo mini assaggio di questo mistero, già in quella parte lì, nel raccontarlo, così come nel raccontarlo qui è vibrato vero, ogni volta in cui ti accadrà, non perché devi mostrare qualcosa, ma ti accadrà spontaneamente di condividerti, quello diventerà un qualcosa per qualcun altro. E nel tuo condividerti entra la parola altra che ormai ho ceduto ad usare, ed è insegnante. L'insegnante lascia un segno, ma l'insegnante impara costantemente. Io lo dico in continuazione. Nonostante abbia messo la ricerca interiore al primo posto nella mia vita già 20 anni fa, io ogni volta in cui aumento il mio spazio di condivisione, da quando ho iniziato a fare delle sessioni tanti anni fa, o dei gruppi tanti anni fa, o quando ho aperto la scuola alcuni anni fa, il mio lavoro interiore è centuplicato, perché tanto quanto, tra virgolette, insegni, tanto quanto se tu hai una tua integrità personale, non puoi condividere qualcosa che non vivi. E quindi il lavoro che fai su di te è costantemente più profondo, più intenso, e le sfide che ti vengono date sono più accelerate. Per questo quando qualcuno mi dice voglio fare quello che fai tu, non ci ha capito niente. In quel senso lo sa già io, quando gli avevo già ben capito, gli ho detto io mai. Quindi ecco, state attenti a ciò che chiedete e anche a ciò che dite mai. Perché quando ti chiedono chi sei, non c'è più dubbio, non c'è un sento, non c'è dubbio. Noi vogliamo arrivare al punto in cui non c'è dubbio. Non arriva il credo, il sento realizzato, vissuto 4 anni fa, non c'è più niente. Lo sai. Non hai proprio più bisogno neanche di esprimere nulla. Quindi semplicemente questa può essere un'altra modalità per tutti per andare ad indagare questo. Questo è il punto. Lei mi ha chiesto chi sono e io mi sono fermata dentro a percepire chi sono. Questa è la mia risposta. Adesso. E adesso. Non mi viene una parola. Se lei voleva chiedermi tu sai chi sei, non mi viene da dire sì o no. Quella sarebbe sempre qualcosa che vuole ottenere o avere lo scettro di qualcos'altro. La fine di quel tipo di ricerca, quel tipo di risveglio di cui vi sto parlando, quel tipo di glimpse, è che se ti chiedono chi sei, lo vivi, non lo dici. Oppure mi può capitare di entrare, quindi è come se ci fosse la parte in cui entro nel vuoto, nella parte femminile, come risposta, per cui ci sto, lo vivo, oppure può accadere la parte maschile, per cui il chi sei si apre nello spazio del tutto, quindi non è più il vuoto, ma il tutto, quindi il chi sei mi viene da dire gli occhi, i tuoi occhi che si sono commossi, o mi viene da dire la mano che percepisco si muove di Massimo, o Claudia che si gratta. Quindi sono tutte queste cose. Quindi possono accadere, ad esempio, queste due modalità di risposte. Ogni volta in cui ci fanno la domanda chi sei e noi non sentiamo una pace dentro, dal mio punto di vista, quella parte di ricerca non è ancora terminata. È molto semplice. E ripeto, non è qualcosa di speciale. Può accadere di tutto, ricordo ancora un momento in cui una persona vicina, da un momento, cioè dal nulla, stavamo cenando,
Mi guarda e mi fa: tu chi sei? E in quel momento è uscito, senza che neanche ci pensassi, io sono colui che è. Ma è uscito in una modalità così vroom, cioè come se le parole le ascoltassi anch'io mentre le dicevo, che tutta la stanza è diventata un campo pazzesco. E questa persona è rimasta proprio come se gli fosse arrivata una botta di energia. Ma non era qualcosa di programmato. Non era una risposta fatta. Quindi possono accadere varie risposte o non risposte, ma la frequenza di quella risposta ti fa subito percepire o meno quello tipo di, tra virgolette, risveglio o consapevolezza di cui stiamo parlando, che chiaramente è solo un inizio poi di tutto il viaggio. Nel momento in cui tu realizzi chi sei, c'è in te la percezione che sei ogni cosa. Ti percepisci in ogni cosa. E non hai più un tipo di concetto che ti percepisci in quella cosa, allora va bene, negli occhi che si commuovono, o ti percepisci in qualcuno che si gratta e quello non va bene. È come se tutto ciò che prende la tua attenzione e si richiude in una forma scoppiasse. Per cui tutto quel tipo di energia rimane sempre disponibile. E ogni volta in cui cerca di rientrare e chiudersi in quella forma, non ce la fa e ritorna lì. Per mantenere un personaggio, una storia, un'identità, noi abbiamo bisogno di tanta energia da investire lì. Quando tu smetti di avere l'energia investita lì, hai un sacco di energia investita nell'esserci sempre di più, nel percepirti come essenza sempre di più. È proprio una questione materica, percepisci che ti ritorna quel tipo di energia e che costantemente se la stai riperdendo, no, torniamo lì. Perché devo rinchiudermi? Poi posso rinchiudermi perché è funzionale a vivere, a percepire o perché c'è, accade quella chiusura di nuovo in un'identità e non te la puoi raccontare. Però sai che c'è anche tutt'altro disponibile. Quindi è un po' come se scegliessi. Noi ci interessa in questo istante cosa sta accadendo. In ogni istante tu puoi connettere totalmente chi sei, perché è onnipresente, è sempre stato e sempre sarà. Quindi prova proprio a vedere ogni volta in cui la mente ti porta energeticamente via da quello che già c'è, che è molto semplice, molto essenziale. Poi sì. Chiaramente noi andiamo a ricontattare qualcosa che è sempre stato con noi. Proprio qualche giorno fa raccontavo questa storia zen bellissima che mi ha commosso, in cui in una famiglia di una bambina che ha 4 anni nasce un bambino, nasce un fratellino. E questa bambina insiste a chiedere ai genitori di passare del tempo da sola con questo bambino. I genitori inizialmente sono un po' titubanti perché quando nasce, diciamo così, un fratellino, i bambini piccoli non sempre sono proprio buoni, non è proprio sempre il caso di lasciarli da soli. Però questa bambina insisteva, insisteva, per cui i genitori decidono di lasciarla da sola nella stanza con questo neonato, però la controllano dal buco della serratura. E la prima volta in cui le consentono questo, vedono la bambina che si avvicina alla culla. Guarda il fratellino neonato e gli dice: ti prego, ricordami com'è Dio, perché inizio a dimenticarlo. Quindi sì, sicuramente da bambini abbiamo una memoria diversa, però siamo anche adesso gli stessi bambini, che stanno semplicemente cercando una modalità di ricordarsi. Chi è Dio che è sempre qui. E possiamo specchiarci in un bambino, possiamo specchiarci in infinite altre modalità che ci risvegliano questo, ce lo ricordano. Però è sempre qui, sempre qui. Ogni volta in cui mettiamo qualsiasi cosa che ci porta da qualche altra parte, stiamo perdendo l'occasione di tornare qui. In qualsiasi parte teorica, in qualsiasi, qualsiasi.